eccellenza, il posto, posto suo ufficiale, quello che mi costringe me a sedermi a posto suo. Ma io sono un peccatore. È un parito, buonasera, buonasera a tutti, eccellenza reverendissima, autorità, signore e signori, benvenuti nel nostro circolo per la prima delle manifestazioni previste per il mese di febbraio. Interessante il tema e ringrazio Monsignor Vescovo per aver scelto il nostro sodalizio quale sede della prima conferenza organizzata nell'ambito dell'attività della Scuola delle Cattedrali, volute da lui stesso e che ha come tema la buona politica e al servizio della pace. Grato, come dicevo, per aver scelto questa sede. Il nostro circolo, che appartiene ormai istituzionalmente a tutta la città e che a tutta la città si rivolge da quasi 160 anni. Istituzione benemerita, riconosciuta da tutti come incarnazione delle tradizioni culturali, civiche e di ospitalità. Dalla vostra numerosa presenza, constatiamo che il nostro circolo, lungi dall'essere una espressione di discriminazioni sociali, vive ed opera oggi, come sempre, in perfetta armonia con la cittadinanza. Anche questa manifestazione va pertanto inserita nelle numerose attività promosse per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città, constatando non di meno e con orgoglio il sempre crescente e incisivo interesse dell'ambiente cittadino nei nostri confronti. Un saluto particolare a Monsignor D'Amico, che per il secondo anno ci onora con la sua presenza e che dirige un po', come le ha dirette l'anno scorso, dirigerà quest'anno le tre conferenze che poi lui stesso ci illustrerà. Un saluto particolare ed un ringraziamento, come dicevo prima, lo devo all'amico senatore Del Rosso, chiamato ad iniziare questo ciclo di conferenze. Non devo presentarlo né a voi né a me. Siamo nati quasi insieme, c'è un anno di differenza tra me e lui. Io sono insieme a lui e a lui. E insieme abbiamo interpretato nella nostra città e fuori, tanto tempo fa, la politica, che è l'argomento della serata. Avversari da sempre, rispettosi sempre, mai rancorosi, ed oggi ancora di più legati dal sentimento sincero dell'amicizia. Interpretazioni politiche con ideologie diverse, ma costantemente votate nell'interesse di tutta la città e dei meno ambienti. Grazie a tutti e buona serata. Bene, grazie all'onorevole Vincenzo Pizzarri per l'accoglienza, le parole calde di accoglienza mostrate anche quest'anno per questo secondo ciclo di attività della nostra Scuola delle Cattedrali, istituita da Sua Eccellenza il Vescovo proprio lo scorso anno. La pista di riflessione di quest'anno è ovviamente improntata sul messaggio scritto dal Santo Padre Francesco per la 52esima giornata mondiale della pace, che cade il primo di gennaio. Ma
c'è sempre tempo per riflettere, per meditare, perché, come accennato poc'anzi, il titolo di questo messaggio del Papa è «La buona politica è al servizio della pace». Leggendo il testo di questo messaggio, il messaggio è abbastanza breve, ma è incisivo. Vi è stato fornito il testo, eh? Alle vostre sedute avrete trovato certamente il testo del Santo Padre, quindi potrete anche, tornando a casa, ritornare sul testo, meditare, leggere, riflettere, perché lo scopo è per l'appunto questo. Noi abbiamo scelto di farlo insieme e nel rispetto di quello che è uno dei principi fondamentali della nostra scuola, cioè quello di valorizzare per l'appunto le risorse che sono sul nostro territorio, abbiamo pensato di rileggere insieme al senatore Dell'Osso questa sera, poi il prossimo appuntamento sarà il 7 di febbraio e il messaggio lo rileggeremo guidati dal professor Don Rocco D'Ambrosio, che è un sacerdote di Bari, ma insegna presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. E poi a fine febbraio, il 28 di febbraio, avremo il piacere di ascoltare il dottor Giovanni Lo Storto, direttore della LUIS di Roma. Troiano, ecco, il legame con il nostro territorio, non solo con il territorio lucerino, ma anche con quello ovviamente troiano. Il messaggio del Santo Padre, vi dicevo, un messaggio chiaro e molto incisivo. Cosa lumeggia il Santo Padre Francesco? C'è una situazione di crisi diffusa su tutti i livelli, su tutti i fronti, anche sul fronte politico. Da che cosa è data questa crisi? Questa crisi è data da un generale clima di sfiducia, sfiducia nei confronti dell'altro, sfiducia nei confronti del diverso da me, sfiducia perché qualcuno potrebbe prendere il mio posto, potrebbe accaparrarsi quei vantaggi che io ho conquistato. Questa sfiducia di fondo ovviamente non aiuta a costruire la pace. La soluzione? Beh, il Papa lumeggia una soluzione attraverso un'immagine molto efficace, una mano che offre e una mano che accoglie. Per simboleggiare che cosa? Bisogna sanare la frattura generazionale, la frattura tra il passato e quello che sarà il futuro. Le generazioni del passato e le generazioni del futuro devono essere strettamente legate da una fiducia dinamica. Questa immagine, quando ho letto il messaggio, mi è venuto subito in mente la volta della Cappella Sistina, quell'immagine dipinta da Michelangelo che tutti conosciamo, l'Eterno Padre con la mano e Adamo dall'altra parte, le due mani, una protesa a dare, l'altra protesa ad accogliere, due realtà completamente diverse, quella trascendente di Dio e quella umana, nel mistero della creazione. E Dio ci fa partecipi del dono della sua paternità, ci stimola ad essere creativi per fare che cosa? Per costruire giorno dopo giorno una società rispettosa, sempre più civile, una società rispettosa di quelli che sono i diritti fondamentali dell'uomo, i valori fondamentali che fanno propriamente l'uomo. Non a caso ho citato un'immagine dell'umanesimo, luminosa per i suoi particolari e vivaci colori, ma dietro c'è tutta una riflessione sull'uomo ricca che ancora oggi dobbiamo recuperare, fare nostra, per sanare questa frattura generazionale. Allora, non più la sfiducia, ma la fiducia, che si attua come? Si attua attraverso il passaggio generazionale, attraverso la formazione, il dono dell'esperienza di padre in figlio. E questo deve essere attuato anche nell'ambito della politica. Bene, poi avrete modo anche voi di leggervi a casa il messaggio del Santo Padre, di fare le vostre considerazioni. Lascio adesso la parola al senatore, al dottor Costantino Dell'Osso, e vorrei ripercorrere sinteticamente la sua carriera politico-amministrativa. Come si diceva prima, è conosciuto, eh?
qui a Nocera, non vuole, ma istituzionalmente è doveroso ed è un piacere ripercorrerla. Laureatosi a Bari in scienze politiche, ha svolto poi la sua attività professionale ricoprendo cariche dirigenziali nell'ambito dell'azienda sanitaria locale. La sua carriera politica ha inizio a partire dagli anni 60, dapprima come assessore comunale della città di Nocera e poi come assessore provinciale. In Parlamento farà ingresso nel 1987 per essere poi eletto senatore durante la 10ª e 11ª legislatura. Ha fatto parte di diverse commissioni parlamentari di bilancio, finanze e tesoro, agricoltura e produzione agroalimentare, igiene e sanità, lavoro e previdenza sociale. È stato persino sottosegretario di Stato per l'interno nel governo dell'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Con decreto del Presidente della Repubblica del 1999 gli veniva conferita l'onorificenza di grande ufficiale della Repubblica. Gli facciamo un applauso e lo ringraziamo per aver accolto l'invito di commentare con noi e per noi il messaggio del Santo Padre. Grazie. Non mi aspettavo questa presentazione così particolare e speciale. Non ha detto così pesante, ha raccontato cose che appartengono al vissuto della vita. E naturalmente io non so fare catechesi come il nostro vicario Fortunato è capace. Tanto capace che sento ogni giorno mia moglie parlare di lui, facendo capo ad una realtà. Di rinascita si chiama Rinascita Cristiana, dove illustra le lodi, il pensiero, la sagacia, la bontà, la semplicità del suo ascolto. Mi ricordo a lei, le sue eccellenze, e consentitemi se io posso accomodarmi, perché per dirvi che sono rimasto davvero contento per questo invito, soprattutto grato per la garbata richiesta pervenutami tramite il suo vicario vescovile Donato D'Amico di partecipare a questo incontro ed esprimere il mio pensiero di riflessione sul grande e inequivocabile messaggio di Sua Santità Papa Francesco dal titolo, voi sapete, La buona politica è al servizio della pace. Devo dirvi che questa richiesta inaspettata mi ha procurato sincero piacere, ma che mi ha suscitato anche immediato imbarazzo, dovuto a riconoscermi impari nelle storie poi compiute specifiche risposte alle ansie, alle attese di una moltitudine di popoli in fuga, costretti all'esilio, ai quali non pochi governanti continuano a negare la pace, la dignità, e a parlargli della speranza di una vita migliore. Quindi sono qui da voi come un cittadino, un ex, tanti ex, di cui ha parlato poc'anzi il nostro vicario, che ritiene aver fatto tutto ciò che poteva nell'offrire la testimonianza di un dovere istituzionale sereno, pur nella consapevolezza di una situazione in generale difficile e controversa. Fu in un contesto nazionale e internazionale di grandi perturbamenti che l'8 dicembre del 1967, nel cuore e nella mente di San Paolo VI, affiorò la grande idea, la felice ispirazione di istituire la Giornata Mondiale della Pace, che da allora si celebra il 1° gennaio di ogni anno. Egli, San Paolo VI, proclamò subito che per avere una vera pace bisogna darle un'anima, e questo significa che l'anima della pace è l'amore. Egli aveva ben ragione di affermare questa grande verità, perché il suo pontificato durò 15 anni, è durato 15 anni, e ha attraversato una serie terribile di avvenimenti, la guerra del Vietnam, il muro di Berlino e le due Germanie in Europa,
il conflitto arrivò arabo-israeliano, gli anni di piombo, ovvero la notte della Repubblica, la contestazione giovanile, la fine della prima guerra di Praga, il rapimento e l'uccisione di un grande, l'onorevole Aldo Moro. San Paolo, che adesso diciamo San Paolo, nel 1971, ispirato dalla Madonna Vicina della Pace, dettò al mondo, nel pieno della guerra fredda, uno straordinario messaggio: ogni uomo è mio fratello. Affermazione questa che rappresenta, a mio parere, l'apice di un'ispirazione dove appare tutta l'aureola di una santità che gli fu dopo universalmente riconosciuta. Da allora l'iniziativa, la chiamiamola la crociata di pace di Papa Bonpini, fu confermata e continuata da tutti i papi successivi ed affidati non solo ai responsabili dei governi nazionali, ma anche ai responsabili dei governi provinciali, regionali e locali, e a ciascuno di noi. Ogni anno infatti la Chiesa parla in nome di Dio dall'alto di uno speciale osservatorio, da una sorta di antenna fatata cui gli occorrono continui segnali di verità sociale. Assai pregnante fu il messaggio del Papa Santo Giovanni Paolo II quando afferma, ripeto, è lo stesso concetto di cui ho parlato, per sé la pace è responsabilità collettiva delle nazioni, ma è contemporaneamente responsabilità dei singoli uomini. E aggiunse che la pace dovunque, senza frontiere, nord, sud, est, ovest, il suo pontificato è stato uno dei più intensi, segnato da una straordinaria sommissione internazionale. Ricordo l'intensa commozione che attraversò me e mia moglie quando la sua mano accarezzò il capo e il viso di nostra figlia. Presenza umile, semplice, ma densa di significato e di afflato fraterno. L'ho ammirato tanto insieme al presidente Bertini, il presidente più amato degli italiani, quando gli era accanto in vacanza in alta montagna con gli sci piedi, due grandi uomini che la storia non potrà mai dimenticare. Ai messaggi pavici dei precedenti pontefici si collegano ora gli attuali pressanti messaggi di Papa Francesco. Nel 15 detto al mondo, non più schiavi, il suo messaggio era, non più schiavi ma fratelli. Nel 16 detto al mondo l'altro messaggio, vinci l'indifferenza, conquista la pace. Nel 17, stile di una politica per la pace. Allora, cari amici, si intuisce che il tema del messaggio di Papa Francesco è chiaramente di perenne attualità, perché è la nobiltà della politica che garantisce la vera democrazia. E tuttavia vediamo nel mondo che regna un'insicurezza sociale. Si parla di globalizzazione di mercato, eppure constatiamo che la situazione economica va peggiorando, mentre cresce la sfiducia del cittadino che si manifesta nel disimpegno sociale. È palese l'assenza di un'organizzazione territoriale della militanza, che riferisco alle 20 sezioni di partito, e tutte queste carenze facilitano l'affermarsi a volte di una gestione pubblica arrogante, spregiudicata e a volte bugiarda. Si è venuto a creare, insomma, tra il governo e il territorio, la città e il suo elettorato, un vero e proprio cortocircuito, una evidente sconnessione di sentimenti e di volontà dovuto anche alla crisi delle ideologie. È sconvolgente, preoccupante, l'idea diffusa, anzi la quasi certezza dei cittadini, che lo Stato rubi, che vuole sapere e interessarsi della politica sia una perdita di tempo, un affare sporco da cui stare lontano, che il processo di cambiamento solo fumo negli occhi,
mentre al cittadino interessa vedere subito i fatti, prescindendo dalle risorse finanziarie certe, disponibili e spendibili. Questo clima provano a saltare sul carro dei vincitori, morti per poter galleggiare insieme. Eppure, c'è stato un tempo non lontano, ma ancora molto vivo nel cuore di molti di noi, italiani, in cui uomini come lo Sturzo, De Gasperi, Moro, Pertini, Spadolini, Andreatta, Malagodi, La Malfa, La Pira, laici e cattolici, espressero un impegno politico serio e onesto come forma eminente di carità, tutti animati come erano da un'identica tensione morale. Pertini, scusate se lo ripeto spesso, ma lo ero e sono ancora innamorato di Pertini, affermava: l'Italia nel mondo, vedete quanto è attuale per me questo messaggio, l'Italia nel mondo deve essere portatrice di pace. Si svuotino gli arsenali di guerra, sorgenti di morte, si colmino i granelli di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello di tutti i popoli della terra. Questa è la nostra strada, la strada della pace che dobbiamo seguire. Nel secondo dopoguerra, Seconda Guerra Mondiale, da un'Italia sfinita, da una democrazia negata in agonia, quegli uomini fecero risorgere un'Italia forte ed unita, non più condannata al desiderio della storia, ma superba nel farci sentire nuovamente una struggente passione nella migliore, nella sana gioventù laica e cattolica. Non può non essere penetrato nei vostri e nei nostri cuori il discorso sulla Luna, di amore e di pace, del Papa Buono, San Giovanni XXIII, rivolto alla folla radunata a San Pietro. Ricordate, disse queste parole: si direbbe che persino la Luna si è affrettata stasera, osservato in alto questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini, date loro una carezza e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, fate qualcosa, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nell'ora della tristezza e dell'amarezza. Gentili amici, centrando nuovamente il messaggio del nuovo pontefice Papa Francesco, la buona politica, il servizio della pace, voglio ancora ricordarvi che la politica, nella sua nobile accezione, deve significare agire con semplicità, schiettezza, dire la verità, rispettare la parola data, che per l'autorità politica il suo fondamento morale deve identificarsi nel settimo comandamento, che è la precondizione di qualsiasi azione che voglia reggersi sul consenso dei cittadini. Non dimenticare mai, diceva Papa Francesco, che il vero potere è il servizio. Bisogna avere cura di ogni persona, diceva, con amore, specialmente di coloro che sono più fragili e che spesso sono nelle periferie del nostro cuore. Amici di Teresi, eccellenza, se la politica è senz'altro una grande passione, per tutti noi deve costituire una missione. Nella consapevolezza che da noi deve partire l'esempio di attaccamento agli istituti democratici e soprattutto l'esempio dell'onestà e della rettitudine, perché il popolo ha bisogno di onestà. Su questo dobbiamo essere intransigenti, prima verso noi stessi, se vogliamo esserlo verso gli altri, non dimenticando che la corruzione è nemica della libertà, che xenofobia e razzismo
sono la vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale. Così operando, l'aiuto di Dio alimenterà, e io penso, i nostri sogni e potrà accendere un nuovo raggio di luce, una nuova stagione di speranza nei confronti dei giovani, delle donne, dei nostri anziani. Ricordiamoci infine che noi pugliesi e soprattutto noi concittadini, noi lucerini, permettetemi di dire noi lucerini, devoti a Santa Maria, nostra padrona, cresciuti ed educati in un territorio arricchito dalla presenza cristiana di ben 4 conventi francescani, rapiti dall'amatissimo San Pio da Pietrelcino, affascinati, folgorati nel nostro cuore dalla presenza attiva del nostro padre maestro San Francesco Antonio Fasani, campione di umanità, padre dei poveri, speciale amico dei ricchi, testimone di pace, dovremmo essere facilitati, spinti all'azione verso i più deboli, gli emarginati, gli oppressi dalle moderne schiavitù, e condividere appieno i messaggi del Papa e in particolare quello che io amo e che reclama lui: ogni uomo è il nostro fratello. Carissimi, la mia relazione, i miei pensieri terminano qui. Consentitemi di nuovo di ringraziare il nostro vescovo Giuliano e dirvi con sincerità e con certezza, dal profondo dell'anima, dell'attenzione silenziosa e proficua più volte manifestata in favore del nostro ospedale e del tribunale. Fulgine istituzione spente nella nostra nobilissima città. Eccellenza, 2 anni or sono il Papa l'ha eletto vescovo della diocesi di Lucera Troia. Nel suo territorio operano due splendide realtà: l'ospedale civico, ora in parziale disarmo, e il tribunale, ormai soppresso. Quelle istituzioni a noi care sono rimaste vive nei nostri cuori, tradite da chi doveva difenderle dagli insani scippi. E di questo consentirete, mi consentirete, voglio brevemente accennarvi. Voi sapete che la politica ha occupato gran parte della nostra vita ed è tuttora la testimone della verità sui fatti accaduti e dei uomini che ho incontrato. Dell'ospedale della nostra città mi dispiace vederlo ridotto, cioè, non ha più le capacità ricettive di un po' una volta, ridotto complesso alle dipendenze del vicino nosocomio Anselmi Mascia di San Severo. La nostra storia è finita, l'ospedale è ridotto a un poliambulatorio senza nome. Qui abbiamo la presenza di dirigente dei poliambulatori e di dirigente dell'ospedale di San Severo e anche di quello di Lucena. Fu la volontà di alcuni medici lucerini, tutti animati da un grande amore per la propria terra, che popolò le nascenti corsie del nostro nosocomio, orgoglio della nostra città. Ascoltate, eccellenza, ci hanno tolto, oltre il nome, finanche il sacerdote. Appena andai via, la lettera di quel sacerdote fu sospesa. Hanno nottetempo portato altrove un busto ligneo, donato anni or sono dalle nostre mamme, devote alla Madonna. Ci hanno sottratto le attrezzature sanitarie frutto di donazioni di facoltosi agricoltori, qui è presente una signora, moglie di un facoltosi agricoltore, e anche queste trasferite altrove. Sono riusciti a spezzare alcune dita del nostro santo protettore dell'ospedale, San Pio, ma l'intera mano non l'hanno amputata. Essa è rimasta ancora lì, come un viatico di difesa a proteggere quello che resta dell'ospedale e a mantenere vivo il grato ricordo di illustri medici.
voglio citarne solo alcuni, perché è giusto mantenerli nella nostra memoria: il professor Emberani, il dottor Centone, il dottor Eragano, Maciocco, Calvano, Cesarini, Antonucci, Pomo, Calabrese, Scarano, Tozzi, Rosselli, D'Amico, Dell'Aquila, Del Gaudio, Sorda, Lembo, Pregiani, Pringuccio, Eugenio, Mores, ed ancora Angelo Pontevenuto, Pasquale Saricino, credo qui, Domenico Merlicco, e l'oncologo Massimo Lombardo, i cappellani Don Ciro Mine e Don Carlo Orsogno, le amate suore di Susa. A tutti, per la toccante umanità con la quale hanno accolto e tra l'unico dottore accolgono i nostri fratelli dalla sofferenza, un grazie dal profondo del nostro cuore. Al dottor Mezzani, qui dopo il presente, dirigente sanitario del presidio, un pressante invito a sostenere le ragioni del mantenimento e della crescita dell'ospedale, a valorizzare tutte le presenti indubbie professionalità del personale di ogni ordine e grado che con passione quotidianamente opera. Sto per finire. Fatemi dire e fare un cenno brevissimo sul tribunale, la cui soppressione è un esempio di rara ingiustizia. Un avvocato, ministro di giustizia e un giudice hanno decretato lo spegnimento del nostro faro di giustizia e di verità, il primo e fondamentale ordine della vita italiana, sovvertendo le prerogative parlamentari clamorosamente violate. L'arroganza del governo tecnico si è rifugiata nelle competenti audizioni camerali dietro la relazione artefatta e mendace di un capo dipartimento ministeriale. Che storia che abbiamo vissuto di persona. Lucera, cara eccellenza, fu patria politica di Antonio Salandro e padre di origine di Ruggero Bonghi. Nel 1923 un altro governo impietoso perpetrò un bianicoscismo, ora come allora non suggerito da alcuna necessità economica. Eccellenza, dall'alto del suo magistero mi permetta di chiederle di costituire e presiedere un comitato di donne e uomini fieri del loro tribunale e del loro ospedale, affinché le luci ora spente possano, nella nostra speranza, possano tornare a splendere nella nostra città. Il suo nome, per l'attenzione silenziosa e proficua già manifestata, mi auguro possa rimanere inciso nel libro della storia, assieme ai suoi illustri figli di Lucera che riuscirono nel 1937 a ridare luce, verità e sapienza alla nostra vita. Io ho terminato. Gentili amici, grazie della vostra presenza numerosa, della vostra partecipazione attenta e solidale. Ringraziamo il senatore dottor Costantino Del Rosso perché con la sua testimonianza questa sera ha fatto due cose fondamentali. La prima, ha contestualizzato per il nostro territorio il messaggio del Santo Padre, le spinte a fare della politica non qualcosa di sporco, ma propriamente uno dei più eminenti servizi nella carità, perché l'uomo che veramente ci tiene alla propria città, polis, da qui deriva la politica, è l'uomo che si dà per il bene dell'altro, e questa è una forma eminente di carità. Prima cosa. Seconda cosa, dicevamo prima, quelle due mani, no? Una pronta a dare, l'altra pronta ad accogliere. Bene, il senatore questa sera ha testimoniato la passione che ha nutrito
le azioni, gli anni della sua vita spesi per l'appunto per il bene del prossimo. Ed è per l'appunto questo che deve fluire da una mano all'altra, da una generazione all'altra, per ottenere una politica buona, sana, una politica cioè pervasa dal sentimento della carità, della donazione, dell'offrirsi per il bene degli altri, per il bene dell'ambiente che ci circonda. Perché questa casa, come dice spesso il Santo Padre, è la nostra casa comune. Oggi, con gli strumenti a nostra disposizione, non è più la piccola casetta, il piccolo orticello, ma è il grande universo, cioè è la grande casa, il cosmo. E allora ecco, di nuovo grazie al dottor Costantino Dell'Osso, grazie a tutti voi per la vostra partecipazione. Se Vostra Eccellenza vuole, anche se qualcuno di voi vuole intervenire per approfondire la nostra riflessione, è ben gradita la partecipazione. Sono previsti e ammessi solo applausi e non critiche. Libertà assoluta, libertà assoluta. È minacciabile. No, libertà assoluta, ma metto tante facce politiche. L'unico coraggioso sarà Sua Eccellenza in peccato me. Allora, se qualcuno vuole intervenire senza remore. Sono già tutti soddisfatti, Eccellenza, la sua parola su. Vi acclamo, Eccellenza. Penso che dalle cose che abbiamo visto e da quelle che abbiamo ascoltato possiamo trarre alcuni insegnamenti, mi permetto di sottolineare. Il primo insegnamento ce l'ha dato il presidente del circolo quando ha detto: siamo stati avversari ma mai nemici rancorosi. A buon intenditor poche parole, siamo stati avversari ed è legittimo, ci mancherebbe altro. In una società democratica la pluralità delle opinioni, dei pensieri, delle scelte, della discussione, ma mai nemici rancorosi. Questa è la prima lezione che parla a noi, che parla un po' ai più giovani, che sembrano associare la politica all'esercizio della violenza verbale e qualche volta anche fisica. Basta la televisione ci fa vedere. Quindi la prima cosa. La seconda cosa è che il senatore ha nominato un sacco di persone. Io mi piace dire che questa gente, quasi tutti li ho incontrati. Ero studente e nel mio seminario, a 10 metri da Montecitorio, si usava a invitare tutte queste persone. E la mattina, visto che ha insistito su questo ricordo del presidente Pertini, quante volte il presidente ci ha offerto il cappuccino al mattino. Lui abitava a Fontana di Trevi e per andare al Quirinale andava a piedi e ci incrociavo questo gruppo di studenti che andavano alla Gregoriana, sta lì vicino, e coraggio, vi offro il cappuccino. E poi Zamberletti, che è morto poco tempo, cioè gente di tutti i partiti politici, gente veramente di spessore, parlare con i quali, d'accordo o non d'accordo, uno imparava sempre qualcosa. Per vedere la grandezza delle persone, sa, questo è un po' il criterio. Posso anche non essere d'accordo, ma ho imparato qualcosa. E stasera abbiamo imparato un sacco di cose. Abbiamo imparato che la politica va concretizzata, va vissuta con passione, eccetera. Chissà se il così. Io non vorrei così sbilanciarmi troppo, ma il desiderio di un ospedale che riviva e di un tribunale che venga impiegato per l'amministrazione decente. Decente della giustizia, penso che sia un desiderio del bene comune di questo territorio. Bene politica e il bene comune simile. Io sono stato, gli anni che ero sacerdote, nella mia diocesi, assistente dei medici cattolici, una bella
associazione della mia diocesi. Di nuovo, tanti sono venuti a trovarmi, molti sono amici, qualcuno l'ho sposato, qualcuno ho battezzato, i nipoti, i figli, eccetera. Non ho il coraggio di portarli a visitare l'ospedale, perché se porto quelli nel nostro ospedale gli viene la depressione che non finisce mai. Conoscendo le condizioni di lavoro dei medici del napoletano, proprio prima di venire qui a Lucera, prima di fare l'ingresso, qualche mese prima ci fu quell'episodio di un medico che curava un infartuato per terra, lo contestavano, ma bisognava dargli, come poi riuscimmo a fargli dare una medaglia d'oro. Un medico che si mette per terra per salvare la vita di un infartuato. Ecco, queste erano le condizioni che stanno lì. Quando sono entrato la prima volta, il direttore lo sa, nell'ospedale, ho detto, ma qua è andata a venire, ha detto, ma come? Una cosa del genere che vuole dire, non sia mai. Ed è questo che spero, convinto per quello che posso, il senatore fortunatamente non si è sbilanciato, ma sa qualcosa di questo mio, di quello che posso ce lo metto tutto, certo, io non ho la bacchetta magica, non sono il mago Zurlini, però quello che posso ce lo metto tutto, perché questa città abbia il suo ospedale nella sua, e mi sembra che qualcosa si stia muovendo. Mi sembra. Chiedono come un sogno, mi sembra, è un sogno che qualcosa, almeno che l'ospedale si stia muovendo. Ma partendo dall'ospedale, dal tribunale, guardiamo questa nostra città, guardiamo questo nostro territorio, che è ricchissimo di potenzialità. Lo è stato, non mi piace questo ex, infatti lì non c'è scritto ex. Non esiste ex, perché una volta che uno ha vissuto l'impegno politico rimane per tutta la vita. Quindi non esistono gli ex, che significa gli ex? E allora ecco, c'è un territorio, c'è un territorio circostante. Abbiamo fatto il sinodo dei giovani e abbiamo invitato a inaugurarlo il procuratore generale, della Corte d'Appello di Napoli, il dottor Benedetto. È venuto, ha fatto un intervento straordinario, i giovani con la bocca aperta, il vescovo con i giovani con la bocca aperta ad ascoltarlo. L'anno scorso abbiamo iniziato questa esperienza della scuola, il nostro territorio ha dato origine a delle eccellenze straordinarie, che sono diffuse in tutta Italia, direi anche in tutto il mondo. Un pizzico di orgoglio non si prende, non posso usare la parola orgoglio. Un po' di fierezza bisogna che la ritroviamo, fratelli e sorelle, è il vescovo che vi parla, un po' di fierezza per la bellezza di questa nostra terra, bisogna che la ritroviamo, e questo lo possiamo fare tutti quanti con il proprio contributo, non è che uno può sostituirsi, la tenera proprio di questi tempi non mi sembra molto molto adatta. Grazie allora al Presidente, grazie al Circolo per la disponibilità, è voluto, dobbiamo andare al seminario, abbiamo qui a due parti, ma è voluto, è chiedere l'ospitalità qui, per dire che la Santa Chiesa di Lucera Troia non si nasconde nelle sacrestie. Se ascoltate bene i discorsi del Papa, Papa Francesco, ha quasi il terrore della puzza delle sacrestie, dell'umidità delle sacrestie. La Santa Chiesa è inserita e cammina insieme con il popolo di oggi, con la gente di oggi, con le sue difficoltà. Non sempre ci azzecca, non sempre gli uomini, sono un po' napoletano, lo uso un po' così, non sempre ci azzecca, qualche volta sbaglia, gli uomini di chiesa non sono perfetti, sappiamo fin troppo bene, sono dei peccatori come tutti quanti gli altri, hanno forse la fortuna di sapere dove andare per farsi perdonare. Però sono peccatori come tutti quanti altri. Però l'impegno ce lo dobbiamo mettere tutti, nessuno si senta esonerato da questo. Grazie. E mi permetto di raccomandare gli altri due incontri, quello di Don Rocco D'Ambrosio
che è un eminentissimo studioso di filosofia politica e i bari della nostra terra, del nostro territorio, e ci verrà a portare una riflessione filosofica, naturalmente, il suo approccio filosofico, e poi ancora quello del dottor Rostorto, che ci viene a presentare anche dal suo punto di vista questo messaggio del Papa: la buona politica è al servizio della pace. Grazie ancora. Grazie a tutti, eccellenza, il più bello applauso l'ha preso lei per la notizia che ha fatto cauta, e noi ci auguriamo di stare vicino a voi nel momento in cui questa notizia sarà certezza. Questa opinione, noi ci auguriamo, così come ci auguriamo che l'auspicio di Costantino Dell'Osso, quella della costituzione di una commissione che possa riunire attorno a sé le migliori intelligenze, le migliori personalità della nostra città, affinché risolva, perché noi stiamo subendo un periodo di oscurantismo. Mi permetta di dirlo, e d'altra parte l'assenza stasera di qualche autorità ci fa dispiacere. Questo sta a significare la non curanza, perché la politica è anche, non è soltanto l'abbandono. Io mi permetto di dirlo perché sono stato un politico di secondo piano, però ritengo di aver svolto un ruolo. Quindi questo è l'auspicio che io faccio, come ormai, come padre, come nonno, come uno che ha vissuto, perché lui c'era, merita, meriterà e sarà sempre ancora di più bella di adesso. Grazie a tutti voi.